il Borotalco sportivo! C'è un corridore in base. Se fanno un home run adesso sarà una vittoria storica contro i nostri grandi rivali, i Tokyo Jaguars. Ah, sarà meglio che lo facciano, altrimenti è l'ultima volta che vengo allo stadio. Non ci deluderanno! Tocca al battitore con la maglia numero 55. Sì! Sì, vittoria, vittoria, vittoria!
hanno deciso di riprendere gli allenamenti al campo di gioco come sempre. Sono veramente contento per te. Ora puoi raggiungerli e mostrar loro la palla della quale vai tanto fiero. Sì, e non vedo l'ora, sai? Bene, siamo pronti per cominciare. Occhi aperti che sto per battere. Tieni. Forza, corri. Bene, stanno già giocando. Ehi, Gian. Eccoti finalmente. È un pezzo che ti aspettiamo, lo sai? Corri immediatamente a raccogliere le palle. No, prima guardate che cosa ho qua. Smettila di cincischiare e fa come ti ha detto su Neo. No, aspetta, quella è... Allora. Oggi ho già sentito questa storia. Ma dai, sarà una delle sue solite bugie. Figurati se lui conosce Matsuida. Hai ragione, amico. Dimentichiamoci di Nobita e torniamo a giocare. Gian ha lanciato la mia palla da qualche parte in mezzo a questo campo e io non riesco più a trovarla. Sono così disperato. Eh? Ho perlustrato tutto il prato centimetro per centimetro, ma è inutile. No, va bene, ora calmati, d'accordo? Ti aiuterò io a cercarla. Allora, ho trovato niente? No. Nobita! La famosa palla che ci hai fatto vedere questo pomeriggio era veramente quella dell'Omran di Matsuida? Certo che sì, l'avevo presa io con le mie mani allo stadio e tu l'hai lanciata qui in mezzo al prato. Non dire altro, amico, ti crediamo. Sei finito sul giornale? Sono io. Che invidia, non è da tutti fare una foto insieme a Matsuida, non sei d'accordo? Nobita è stato veramente fortunato e chi di noi troverà per primo quella preziosa palla potrà tenersela, va bene? Ok, accetto la sfida. Ehi, non è giusto, quella palla è mia. Ma dove è andata a finire? Dove sei? Dove sei? Guarda il lato positivo della cosa, adesso sanno quello che ti è successo e ti invidiano. È vero. Ehi, perché non ti sposti un po' più in là? Chiudi il becco e cerca.